Allora. Pronto? Sento niente. O no? Buongiorno a tutti, buongiorno, Buongiorno. sono Franco De Stefano. Buongiorno, mi Buongiorno. senti? Sì, accendo anche la telecamera, è così? Eccoci Sì, è spento, infatti. qua. Aspettate Perfetto. che Buongiorno. sono un problema di luce, me la... Ecco qui, perfetto. Buongiorno. Buongiorno.
Ma come faccio a vedermi? Eh? Come faccio a vedermi?
Ah no, hai ragione. Sì, sono Paola Boano, ma ha cercato il dottore. Ma Chiara, è lei? No, no, ma... Ci vediamo dopo.
Buongiorno a tutti, vedo che cominciate a dire non sento niente, non sentite niente perché siamo ancora in attesa che si colleghino tutti. Adesso mi sentite? Sì. Ecco, ora sì. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo arrivati a 183 partecipanti, siccome so che questo seminario è stato prenotato interamente nel giro di pochi minuti da oltre 200 persone, aspettavo di avere tutti prima di iniziare. Però è anche vero che abbiamo pochissimo tempo e tantissimo da dirci. Ormai direi che noi ci vediamo quasi tutti i giorni, no? Io non so quanti di voi c'erano al seminario di ieri, ma mi vedo più o meno sempre. Ci saremo anche venerdì con un altro seminario, sempre molto bello, organizzato, sempre dalla commissione sulle procedure esecutive. E direi che questo strumento che oggi stiamo utilizzando è uno strumento che ci consente di rimanere in contatto, ci consente di proseguire nella formazione, ci consente di vederci, perché ci vediamo, altrimenti non ci potremmo incontrare, in questo tempo sospeso in cui siamo in una specie di lockdown che progressivamente credo si stia anche un pochino aprendo e diminuendo. Ci consente quindi una situazione di particolare difficoltà come quella in cui ci siamo venuti a trovare, di superarla attraverso degli strumenti, quindi di vedere quel poco, voglio dire, di buono che ne è derivato dalla pandemia, l'opportunità di proseguire nella nostra attività professionale, di incontrarci, di scambiarci informazioni, opinioni e soprattutto nel fare formazione, che è l'obiettivo, come voi sapete, fondamentale, importante del nostro ordine, e di proseguire nel farla, e soprattutto, secondo me, come dimostrerà il convegno di oggi, farla in maniera estremamente rapida e aggiornata. E, infatti, adesso spero, penso, ci siamo più o meno tutti, quindi se volete possiamo cominciare perché i minuti sono veramente pochi, abbiamo soltanto 2 ore, abbiamo degli argomenti di strettissima attualità perché parleremo di una normativa, anzi una sovranormativa, secondo me, che tutti i giorni si rinnova, cambia, è emergenziale, riguarda le udienze, riguarda le varie tematiche del diritto che noi trattiamo e noi speriamo che rimanga emergenziale, perché quello che vorremmo è tornare alla situazione ordinaria, alla salvaguardia dei nostri diritti, alla salvaguardia del processo come noi lo conosciamo, ma soprattutto a garantire quelli che sono i diritti fondamentali che non possono essere assolutamente violati né traditi. Abbiamo appunto una situazione di emergenza, in questa situazione di emergenza non stiamo operando, ma vogliamo che rimanga una situazione di questo tipo e che non diventi la normalità. Oggi abbiamo dei relatori estremamente interessanti, uno di quali particolarmente importanti, che è un consigliere della Corte di Cassazione, ma poi verranno introdotti dalle colleghe. Io, se siamo pronti, direi che siamo a 188 partecipanti, lascerei la parola alla prima delle nostre relatrici, che è l'avvocato Mara Calembo, che dovrebbe, anzi sicuramente ci intratterrà sulle questioni legate alle udienze che dovremo ormai svolgere, speriamo, stiamo facendo. In realtà io ho visto che su molti tribunali, forse il Tribunale di Milano è un po' più lento rispetto agli altri, abbiamo cominciato con le udienze da remoto, abbiamo cominciato con le udienze con la trattazione scritta. Abbiamo purtroppo anche in questo caso visto affastellarsi di protocolli di vario genere, tutti simili ma ognuno diverso, con una complicazione esasperante. Però in realtà credo che la nostra attuale relatrice, l'avvocato Mara Calembo, a cui ora lascerà la parola, abbia in qualche modo cercato di fare ordine e possa aiutarci oggi nella partecipazione a questo tipo di udienze. Quindi lascio la parola all'avvocato Calembo. Spero. Sì. Buongiorno a tutti, ringrazio l'ordine, la collega Rienghi, questa organizzazione. Allora, quest'oggi, come appunto vi anticipava la collega Arlenghi, ci occuperemo di esaminare la fisionomia delle udienze civili, così come
delineate dalla normativa emergenziale. Ditemi se vedete il mio schermo condiviso. Lo vediamo. Lo vedete, ecco, benissimo, grazie. Allora, in particolare... Non ho sentito? Lo vediamo. E non riesco a sentire. Direi che forse qualcuno che ci vuol dire qualcosa. Guarda. No, chiedo a tutti coloro che non sono, come dire, che non sono oggi relatori, di tenere i microfoni spenti, così consentiamo alla collega di esporre la sua relazione. Se ci sono delle domande, alzate la mano, la vediamo e vi lasceremo la parola. Intanto grazie. Ecco. Allora, la normativa emergenziale che ha introdotto la trattazione dell'udienza civile da remoto e la trattazione scritta risale al DL 18/2020, appunto, che ha previsto l'articolo 83,7 alle lettere F e H, appunto, questi due tipi di udienza, e successivamente i decreti 23 e 20 e 28, scusate, sempre del 2020, hanno poi definito il periodo di applicazione di queste udienze, di queste modalità di udienza. E avremo a che fare appunto con questo tipo di trattazione dal 12 maggio e fino al 31 luglio, e speriamo, come diceva la collega Arlenghi, appunto, che non si prolunghi oltre. Mara, mi senti? Sì. Puoi controllare il microfono, non ti sentono. Non però, io però la sento, quindi chiedo alla formazione di verificare, perché io la sento molto bene. C'è qualcuno che non sente invece? Io sento bene. Ok, adesso pare che si senta bene, grazie. Ok, allora, oltre a questa normativa, a questi decreti, dobbiamo tenere in considerazione dei protocolli e delle linee guida che hanno dato attuazione, appunto specificazione, a quanto previsto dai decreti. In particolare abbiamo le linee guida del CSM del 26 di marzo, abbiamo il provvedimento di GSIA sugli aspetti tecnici del 20 marzo, e per quanto riguarda il Tribunale di Milano, del quale ci occuperemo in particolare oggi, visto che la maggior parte di noi lavora principalmente presso il Tribunale di Milano, abbiamo le linee guida del 10 aprile e il protocollo 4 maggio adottato di concerto fra il Presidente Bichi e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e da ultimo le linee guida del 7 maggio 2020. In forza di questa complessa disciplina, noi avremo nel periodo che abbiamo indicato la trattazione delle udienze da remoto per i casi in cui sia necessaria, oltre alla presenza dei difensori, anche la presenza, ad esempio, delle parti o comunque di soggetti ulteriori rispetto ai difensori, la trattazione scritta, laddove invece sia necessaria la presenza dei soli difensori, ma vedremo che il nostro protocollo introduce la trattazione scritta anche per altri tipi di udienze, e l'udienza tradizionale che noi conosciamo, che abbiamo chiamato in persona, per casi davvero residuali. Dunque, il protocollo del 4 maggio stabilisce tre principi generali e successivamente disciplina in modo molto analitico e articolato lo svolgimento dei due tipi di udienza da remoto e con trattazione scritta. Allora, i tre principi generali sono questi. Allora, anzitutto che la scelta del tipo di udienza da trattare è rimessa al singolo giudice, che dovrà però rispettare le linee guida dettate dal Presidente del Tribunale. Per quanto riguarda poi invece l'udienza 184, anche laddove già fissata, il giudice potrà mantenerne la data o differirla, disponendo la trattazione scritta, salva l'eventualità in cui il giudice ritenga sia necessario instaurare il contraddittorio sulla terza memoria, ma poi vedremo un provvedimento emesso da un giudice del Tribunale di Milano che con trattazione scritta riesce a salvaguardare molto bene il principio del contraddittorio tra le parti anche sulla terza memoria. Infine, per quanto concerne i processi esecutivi, dove si può sempre avere la peculiarità che il debitore non costituito si presenti anche da solo, senza l'assistenza di un difensore, il giorno dell'udienza, oppure che vi siano degli interventi
il giorno dell'udienza, anche per questi processi si dispone la trattazione scritta o la trattazione da remoto, ma laddove il debitore o questi intervenuti dovessero presentarsi direttamente in tribunale, il giudice, laddove fosse necessario instaurare il contraddittorio, rinvierà l'udienza. Questi i tre principi comuni. Il protocollo passa quindi a disciplinare, come dicevamo, la trattazione dell'udienza da remoto, che si articola in due fasi, una preliminare e una fase di trattazione. Allora, anzitutto il giudice potrà anche in questo caso confermare la data dell'udienza oppure emettere un decreto con il quale differisce la data dell'udienza, magari perché la sospensione straordinaria dei termini lo renda necessario, essendo magari ancora pendenti i termini per il deposito di memorie istruttorie o altro. Con il provvedimento con il quale il giudice dispone la trattazione da remoto, indicherà il link, e dopo lo vedremo, alla camera virtuale, anzi nel provvedimento vedremo è proprio presente un link cliccabile, quindi un collegamento ipertestuale per il collegamento alla camera virtuale. Questo provvedimento sarà trasmesso alle parti già costituite con modalità chiaramente digitali da parte della cancelleria, mentre per quanto concerne le parti non costituite, molto interessante, è prevista una notifica analogica, quindi una notifica cartacea, e le parti vengono invitate a presentare attraverso il loro difensore istanza di visibilità al fascicolo telematico per conoscere il link alla camera virtuale. La cancelleria inoltre indicherà nello storico del fascicolo che l'udienza si terrà con appunto trattazione da remoto. Ancora previsto per il caso in cui si verifichino dei malfunzionamenti che i procuratori almeno 3 giorni prima dell'udienza trasmettano alla mail del dominio giustizia del magistrato, quindi nome punto cognome @giustizia.it, il proprio indirizzo PEC, la propria posta, il proprio indirizzo di posta ordinaria e il proprio numero di telefono. Questo in modo che il giudice, in caso di malfunzionamenti, possa tempestivamente contattare le parti e cercare di ripristinare il collegamento. Con questa nota, che i difensori dovranno poi depositare nel fascicolo telematico, dovranno anche essere indicati il nome dell'eventuale sostituto laddove già designato e i dati di eventuali praticanti che necessitino della menzione a verbale ai fini della pratica forense. Il protocollo invita inoltre a fare ampio utilizzo della procura ex articolo 185 sia per limitare il numero dei collegamenti sia per l'eventuale sottoscrizione del verbale di conciliazione. Anche se il protocollo non dà indicazioni per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, rimandando ai presidenti di sezione di adottare provvedimenti ad hoc per appunto questo tipo di sottoscrizione. Passiamo ora alla fase vera e propria di trattazione. Il giudice dovrà anzitutto verificare che nella stanza virtuale siano presenti i difensori, eventualmente le parti. Laddove non veda nessuno presente nella camera virtuale, provvederà a verificare che la cancelleria abbia notificato chiaramente il provvedimento con il quale viene disposta la trattazione da remoto. Nel caso in cui le comunicazioni o le notifiche da parte della cancelleria siano avvenute regolarmente, potrà disporre, in caso di mancata presentazione di tutte le parti, ad esempio ex articolo 309, ex articolo 631, oppure ancora potrà disporre per la contumacia della parte convenuta che non si sia costituita. Il giudice invece, laddove ci fossero delle parti presenti, prenderà atto della dichiarazione di identità dei partecipanti. Sarà possibile farsi sostituire anche con delega orale, quindi non è necessario nei 3 giorni precedenti indicare il nome del sostituto se all'ultimo si presentasse questa necessità. Quindi sarà possibile appunto farsi sostituire da un collega che spenderà appunto la delega orale. Il giudice inoltre dovrà prendere atto della dichiarazione d'identità delle parti se presenti ed ancora dovrà dare atto di eventuali altri soggetti collegati da remoto o presenti nella stanza del giudice, ad esempio il magistrato in tirocinio, tirocinanti, il consulente tecnico
o eventuali altri. Tutte le parti collegate inoltre dovranno dichiarare che non sono in atto collegamenti telematici con soggetti non legittimati a partecipare all'udienza ed anche che nella stanza non siano presenti appunto soggetti magari non inquadrati ma che non siano appunto legittimati a partecipare. Chiaramente se le parti si collegano da casa propria e non dalla stanza del giudice dovranno fare analoga dichiarazione. Il protocollo invita tuttavia le parti a essere di preferenza presenti, diciamo, nella stanza fisica del proprio difensore al fine di limitare il numero di collegamenti. Altre, diciamo, attività che siamo soliti compiere all'udienza, come si collocano nell'udienza da remoto? Ad esempio, l'esibizione di un documento non prodotto sarà possibile, il giudice autorizzerà il difensore a condividere il proprio schermo e a mostrare appunto il documento che il difensore, come all'udienza fisica che noi conosciamo bene, si riserverà di depositarlo nel fascicolo telematico. Per quanto concerne invece le deduzioni delle parti, le verbalizzazioni ad opera delle parti, anche qui su autorizzazione del giudice potranno essere fatte tramite la chat dell'applicativo. L'applicativo di preferenza, come sapete, è l'applicativo Teams. Dopo lo vedremo nel provvedimento che vi mostrerò. Nel caso di malfunzionamenti non ripristinabili del sistema, il giudice, come abbiamo visto, può contattare le parti anche telefonicamente per cercare di ripristinare il collegamento. Se ciò non fosse possibile, il giudice emette un provvedimento con il quale rinvia a una successiva data di udienza. Nell'eventualità in cui sia necessario assumere provvedimenti in camera di consiglio, le parti e il giudice potranno concordare, l'udienza chiaramente verrà sospesa, le parti e il giudice concorderanno l'orario per la ripresa dell'udienza e la lettura del dispositivo. Ma le parti, come facciamo anche normalmente, e come abbiamo fatto normalmente fino ad oggi, possono anche chiedere di essere esonerate dalla presenza durante la lettura del dispositivo. Infine, il verbale si dovrà chiudere con una dichiarazione, per noi inusuale, chiaramente, nelle udienze che siamo abituati a conoscere, e cioè dovranno dichiarare di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che l'applicativo ha correttamente funzionato per tutta la durata dell'udienza. Allora, vediamo adesso, so che le slide poi vi verranno inviate, quindi chiaramente non abbiamo il tempo di leggere tutto, però vediamo velocemente un provvedimento, un decreto di fissazione di udienza con collegamento da remoto. Potete vedere che il giudice fissa la data dell'udienza, dispone la trattazione in videoconferenza, come vi anticipavo, vi è un link appunto ipertestuale, quindi cliccabile, che ve l'assicuro, ci ho provato, rimanda alla stanza virtuale. Ecco, allora il giudice poi invita le parti appunto a trasmettere quella nota di cui parlavamo, quelle informazioni di cui parlavamo, e in questo provvedimento in particolare abbiamo delle annotazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal protocollo, perché il giudice invita i procuratori a dichiarare eventuale impossibilità di collegarsi da remoto per poter disporre una trattazione differente dell'udienza, e ancora un'annotazione, diciamo così, di buon senso, di predisporsi anticipatamente almeno 5 minuti prima dell'udienza davanti al proprio device per consentire un collegamento tempestivo e prevenire eventuali problemi. Il provvedimento contiene inoltre nella sua parte terminale le istruzioni tecniche, diciamo così, indicazioni tecniche per collegarsi velocemente alla stanza. Ecco, per quanto riguarda la trattazione scritta, stiamo sempre facendo riferimento al protocollo di Milano, la trattazione scritta è molto molto più semplice, e anche di questa adesso vedremo dei provvedimenti con degli esempi. Questo tipo di udienza si terrà quando sia necessaria la sola presenza dei difensori, anche se mi è capitato di vedere che alcuni giudici abbiano disposto comunque la trattazione da remoto anche in udienze che non richiedono la presenza di ulteriori parti. Comunque, insomma, le indicazioni sono queste.
L'udienza avviene con uno scambio e deposito di note scritte, che sono fondamentalmente quelle deduzioni che noi normalmente scriviamo a verbale. Adesso vedremo come viene attuato questo scambio. Anche in questo caso il giudice dovrà verificare che il provvedimento che dispone la trattazione scritta sia stato regolarmente comunicato alle parti. Anche in questo caso chiaramente poi potrebbe assumere i provvedimenti del caso, come il provvedimento ex articolo 309, nel caso in cui non siano state depositate da alcuna delle parti le note. Vi segnalo che manca per la trattazione scritta la previsione che la cancelleria notifichi alla parte non costituita il provvedimento. Quindi ecco, ci si domanda se per analogia la cancelleria debba comunque procedere in tal senso, anche perché immaginiamoci che la parte si voglia costituire il giorno dell'udienza, si reca in tribunale e non trova nessuno, quindi chiaramente ecco, non sarebbe poi messa in grado di costituirsi. Il protocollo di Milano, vi segnalo, dispone la trattazione scritta anche per le udienze di giuramento CTU, salvo opposizione delle parti e previa concessione alle parti dei termini per depositare eventuali osservazioni per la redazione del quesito. Anche per l'udienza di giuramento dell'amministratore di sostegno sono stati adottati provvedimenti che lo consentono appunto con trattazione scritta. Vi faccio presente, dobbiamo stare attenti in particolare a questo aspetto deontologico, che onde evitare che il collega non possa prendere visione delle note che noi abbiamo depositato nel fascicolo telematico, visto che le cancellerie in questo momento insomma lavorano a scartamento ridotto per motivi chiaramente che ben conosciamo, dobbiamo scambiare a mezzo PEC con il collega le note, perché altrimenti il giudice in caso di omissione potrebbe segnalarci all'ordine degli avvocati. Molto molto velocemente vado a concludere, vorrei farvi vedere questo provvedimento di fissazione di udienza scritta, appunto contrattazione scritta, un'udienza ex articolo 184. Il giudice in questo caso cosa fa? Fissa l'udienza per il 15 di luglio, assegna ad entrambe le parti un termine fino alla data dell'udienza per eventuali deduzioni, quindi sulle memorie istruttorie depositate da controparte, e un successivo termine di replica entro i 5 giorni successivi per poter chiaramente controdedurre rispetto alla nota depositata alla controparte. Il giudice all'esito riserva l'ammissione dei mezzi istruttori. Vi segnalo poi due provvedimenti particolari di tribunali non meneghini, però comunque sono modalità assunte prima dell'adozione dei protocolli, ma direi senz'altro interessanti. In questo caso un'udienza di 183 con discussione sulla concessione della provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo. Il giudice chiede addirittura ai difensori di depositare una nota congiunta, quindi prescambiata fra i difensori e congiunta. Inoltre il giudice propone la trattazione scritta, ma invita le parti a manifestare l'eventuale dissenso, e in tal caso si terrà l'udienza con la piattaforma Teams, chiaramente previa adozione di un ulteriore provvedimento da parte del giudice. Tribunale di Verbania, per un'udienza 183, adotta una soluzione ancora diversa. In questo caso concede a parte attrice un termine fino a 7 giorni prima dell'udienza per deduzioni rispetto appunto alla comparsa di costituzione e risposta, e a parte convenuta un termine fino a 2 giorni prima dell'udienza per chiaramente controdedurre. Da ultimo ci domandiamo se e quando terremo le udienze tradizionali, e allora dobbiamo fare riferimento al protocollo del 7 maggio del Presidente Bichi, e queste udienze si dovranno tenere solo in casi eccezionali con l'adozione di dispositivi di protezione individuale, mascherina e guanti, e estrema reazione della stanza del giudice. Vi lascio augurandovi buon lavoro, e voglio dedicare un pensiero particolare a tutti quei nostri colleghi che non sono purtroppo riusciti a superare questa tempesta. Grazie a tutti. Grazie Mara, perché la tua sintesi è stata esaustiva, ci hai illustrato in pochissimi minuti una
incredibile quantità di questioni. Ci sono in realtà delle domande, è stata veramente bravissima, però ci sono delle domande. Ce n'è un'osservazione dell'avvocato Venditti che faccio mia, perché lui dice, ma se il collega avversario deposita le proprie memorie nel fascicolo telematico, perché mai dovevo io notificarlo via PEC a controparte? Allora, questo è un'indicazione data dal protocollo. Io credo che dobbiamo adottare il buon senso, nel senso che se vediamo la nostra nota scaricata, diciamo così, visibile, quindi nel fascicolo telematico, possiamo chiaramente soprassedere. Se invece ci rendiamo conto che arrivati in prossimità magari dell'udienza, la nota non è visibile magari né a noi né chiaramente al giudice, alla controparte, allora forse dobbiamo provvedere in tal senso. Credo che dobbiamo essere un po' elastici. Esatto. Ecco, io sarei prudente più che altro, nel senso che vedo anche la domanda della collega Adriana Ciccaroli, ci devo notificare la parte non costituita anche se nel provvedimento del giudice non è prevista una nuova notifica, se già notificato in precedenza. Io credo che se già notificato in precedenza, probabilmente con esito positivo, uno potrebbe anche soprassedere, però in questo momento emergenziale io forse preferirei una notifica in più di una in meno, piuttosto che aspettarmi dopo una contestazione. Non so cosa ne pensa l'avvocato Calembo. Sì, beh, la notifica in realtà è onere della cancelleria, diciamo così, nel senso, per quanto riguarda noi, rispetto alla parte non costituita, credo che non dobbiamo fare nulla. Ecco, l'indicazione del protocollo è questa. Poi, per carità, se vogliamo essere estremamente prudenti, possiamo immaginare anche di estendere quanto previsto espressamente dal protocollo. Ecco. Poi c'è una collega, l'avvocato Buemi, Antonella, che ci chiede se per le sostituzioni è sufficiente che il collega titolare invii il link per il collegamento al sostituto. Io credo di sì, perché comunque nel provvedimento è presente appunto il collegamento ipertestuale, cliccando il quale si viene rimandati alla camera virtuale. E quindi credo assolutamente che girando il provvedimento al collega, il collega possa collegarsi. Perfetto. Io bene. Settimana prossima le prime udienze con questa modalità. Sì, forse dovremo aggiornarci tra un paio di settimane per vedere come stanno svolgendosi. Per la verità io vedo appunto, come diceva la collega Calembo, che tutti i tribunali hanno adottato un criterio un pochino diverso, però molto simile. Bene, io adesso ringrazio Mara e siccome abbiamo pochissimo tempo lascio la parola a Simona Romeo che ci coordina questa seconda parte del nostro seminario e soprattutto introduce gli autorevolissimi altri relatori. Grazie davvero Mara. Ah, scusate, preciso che dovremmo mandarvi via mail, spero, le slide del seminario. Prego, avvocato Romeo. Ringrazio e do il benvenuto a tutti i relatori e a tutti voi. Il mio è il compito appunto quello di introdurre i prossimi due relatori, però prima vorrei ringraziare l'avvocato Arlenghi per tutto il suo impegno, per quello che sta facendo sia come consigliere che come referente della commissione esecuzione, per i risultati che sta ottenendo, perché sta lavorando dall'inizio del suo mandato davvero in un periodo unico, possiamo dire, quindi grazie davvero. Parlando con voi. No. Introduco ovviamente i prossimi relatori perché c'è tanta carne al fuoco, quindi toglierò poco tempo ai loro interventi. I prossimi relatori sono il dottor Franco De Stefano, che tutti conosciamo, sappiamo che è il consigliere presso la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, nonché componente delle sezioni unite, e la pur altrettanto famosa avvocato Francesca Castiglioni, consigliere del Consiglio Distrettuale di Milano. Quindi due ottimi relatori che faranno due, sono già certa, ottimi interventi. Complimenti anche all'avvocato Calembo per il suo intervento, non è possibile con questo sistema fare gli applausi, però è come se ci fosse stato. Il seminario si intitola L'uragano pandemia, implicazioni e conseguenze del Covid-19. Perché? Perché effettivamente la pandemia si è abbattuta sulle nostre vite forte con la violenza di un uragano e da questo sono derivate delle conseguenze e delle implicazioni sul diritto. Però in realtà, voler essere più precisi, le conseguenze non sono derivate dalla pandemia, ma dalla legislazione emergenziale che è stata emanata in questi mesi a seguito del Covid-19, che ha creato non pochi problemi. Con il consigliere De Stefano noi andremo ad analizzare e fare delle riflessioni proprio su quello che è stato l'impatto della legislazione emergenziale sia
sul diritto costituzionale, perché abbiamo assistito a delle restrizioni di diritti fondamentali e vedremo in che modo. All'impatto che ha avuto sul diritto civile, e presteremo particolare attenzione alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, e poi andremo a vedere quanto abbia inciso poi sul diritto processuale civile in generale, abbiamo già visto in parte adesso anche con l'avvocato Calembo, e poi in particolare quindi articoli 83, 54 ter e quant'altro. Non so se a termine ci sarà comunque la possibilità di fare delle domande, come diciamo all'esito dell'intervento dell'avvocato Calembo, saranno regolate e gestite con il meccanismo della sala di mano che ci offre la piattaforma, e quindi tranne anche l'avvocato Arlini che regolerà gli interventi. A seguire ci sarà l'avvocato Francesca Castiglioni, quindi per un'altra sua chicca in materia di deontologia, sul tema dell'accaparramento di clientela nell'epoca Covid-19, con tema anche questo attualissimo, per cui veramente non toglierei tempo agli interventi che sono pieni di importanti argomenti, e lascerei immediatamente la parola al consigliere Franco De Stefano, rinnovando il benvenuto e i ringraziamenti. Grazie a tutti, buon seminario. Bene, buongiorno a tutti, sono io che ringrazio l'Ordine degli Avvocati di Milano, la Scuola Forense di Milano per questa iniziativa. Credo in esordio e come anche leitmotiv di queste mie considerazioni che spazieranno un po' dal diritto costituzionale a quello processuale civile e in particolare anche a quello dei processi esecutivi, che mai come in questo momento una cooperazione, una volontà di operare insieme. Ecco, questo significava etimologicamente il termine, questo è il senso che dobbiamo riscoprire oggi, si impone fra tutti gli operatori della giustizia. Nella mia, attenzione a questa, allo sviluppo di questo fenomeno, che è iniziato appunto da una sostanzialmente panoramica intervista a quattro eminenti giuristi, cioè il presidente emerito della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, la presidente Gabriella Luccioli, che è stata la prima donna a entrare in magistratura qualche tempo fa, e i professori di diritto costituzionale Luciani e Caruso. In quella situazione ci siamo già appunto confrontati sui rischi nell'immediato. Fatta il 20-27 marzo, se notate già sembra un'era geologica fa, visto che l'evoluzione sia del fenomeno in sé sia della legislazione è stata torrenziale e soprattutto ci ha posto di fronte ad una novità assolutamente senza precedenti, ma l'idea della necessaria cooperazione anche all'interno della giustizia dovrebbe essere quella che ci conduce, perché è importante, assolutamente prioritario che si faccia riferimento alla sopravvivenza, all'emergenza sanitaria in senso stretto, ma e d'altra parte all'approvvigionamento, al mantenimento di un sistema produttivo almeno nelle sue linee essenziali. Senza pane non si vive, ma senza giustizia non si sopravvive. Noi dobbiamo recuperare, lo faccio da consigliere di Cassazione civile, consapevole delle difficoltà che il mio ufficio ha dovuto affrontare per una serie che non sto qui a raccontarvi, semmai vi darò qualche indicazione specifica se interesserà su come ci siamo organizzati proprio dell'altro ieri e l'ennesimo provvedimento del primo presidente. La giustizia civile, soprattutto in Cassazione, è paralizzata. È giusto che si dia l'immediata attenzione alle esigenze sanitarie. Ma il Paese non può permettersi, nessun Paese può permettersi di tenere il fiato sospeso così a lungo anche sulla giustizia. Quindi, altro leitmotiv, dovremo tutti
di tutti, a cominciare da me per carità e comunque dai miei colleghi, ma con la cooperazione del personale di cancelleria e degli avvocati, dovremo tutti cooperare perché la giustizia civile soffra il meno possibile degli effetti devastanti di questo uragano. Uragano, fin quando imperversa, l'unica cosa che ci interessa è che finisca e mettere in sicurezza quanto è più possibile. Non abbiamo il tempo di controllare, di verificare quali macerie sta provocando. Speriamo soltanto che magari non tocchi a noi o che magari si limiti prima o poi. Solo dopo, o quando sta attenuando la sua furia, incominciamo a capire quale devastazione ha operato, fisica e non soltanto. Dal punto di vista giuridico, e soprattutto ai fini del diritto costituzionale, vi intratterrò poco, non sono un costituzionalista, ma eminenti costituzionalisti hanno affrontato questioni molto profonde che si sono, come dire, concentrate più che altro sui profili formali. Io questo lo consegno alla classe, diciamo così, degli operatori e quindi degli avvocati e dei miei colleghi prima di tutto di merito. Si può prevedere che nell'attuale sistema, che poi devolve sostanzialmente alla giustizia di pace, se vogliamo, la verifica della tenuta, fra virgolette, di queste previsioni eccezionali, bisognerà valutare se appunto in questo sistema sarà possibile una proliferazione, secondo l'italica fantasia, di questioni le più disparate. Non sono aggiornato se non a qualche giorno fa sul numero delle contravvenzioni elevate. Immagino per esperienza che almeno la metà di queste potrà portare a un contenzioso prima davanti al giudice di pace, fino naturalmente abent sua sidera lites, fino anche alla Corte di legittimità. Ecco, il primo auspicio è che ci sia una sorta di self-restraint anche nella attivazione delle sacrosante, per carità, difese e soprattutto del diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio. Ma naturalmente questo è amplificato dalla assoluta carenza di precedenti di questa emergenza. Un'emergenza che, entrata nelle nostre case, ricordo quel fine settimana, ero a un convegno in materia di diritto processuale civile, seduto a tavola con degli carissimi amici, colleghi, veneti e lombardi. E mentre si sentiva parlare di stazioni che venivano via via chiuse, di capistazione che si sentivano male e venivano abbandonati al loro destino, neanche fossero appestati, ricordo appunto della prima reazione. Dovremo cambiare le nostre abitudini. È stato molto soft il nostro Presidente del Consiglio. Qui si è trattato di limitare diritti normalmente inviolabili. Il 13, il 14, il 16, il 19, il 21, non sto dando i numeri. Sto ricordando a tutti noi che volontariamente, per rispetto non a un articolo 32 alla salute, ma un articolo 2, il dovere di solidarietà, tutti noi volontariamente abbiamo accettato queste limitazioni. Le limitazioni sono state probabilmente indeterminate, troppo ampie, troppo fumose, con degli eccessi rimessi talvolta a normazione secondaria che non ci saremmo mai attesi fosse titolata a farlo. Abbiamo tollerato queste limitazioni. Queste limitazioni che sono violazioni. Ci è stato detto che il diritto alla vita è prioritario.
attenzione, non è questo il momento e non è certamente questa la sede per intavolare discussioni di filosofia del diritto. In nome del diritto alla vita fu introdotto uno dei peggiori regimi totalitari della storia dell'umanità. Lo stato di eccezione di schmittiana memoria di appena un secolo fa fu fondato su questo. E quindi è importante mantenere alto il livello di guardia ed esigere anche da un legislatore volenteroso che ha dovuto far fronte a una situazione senza precedenti, esigere concretezza, determinatezza, limitazione di tutte queste norme che sono tecnicamente compressive e quindi violative di diritti fondamentali. Non starò naturalmente ad esaminarle, non è certamente questo il caso e il momento. Dobbiamo soltanto tener presente che il diritto alla vita in quanto tale non c'è nella nostra Costituzione. La nostra Costituzione è stata definita la più bella del mondo. Tutti noi accreditiamo, i padri costituenti della fine della guerra, di una capacità giuridica senza precedenti, ma anche di una lungimiranza, di una completa padronanza degli strumenti del diritto, della sociologia, applicati in un momento tragico per l'umanità. Sarà un caso che quei padri costituenti che tutto il mondo ci invidia non hanno mai parlato di diritto alla vita? Sarà un caso che il diritto alla salute è confinato, se vogliamo, nell'articolo 32 della Costituzione, come diritto alle cure, che è diverso dal diritto a essere conservato in vita. Pensiamo solo un attimo, e poi chiudo su questa parentesi di diritto costituzionale, ma che avrà tante ricadute nelle migliaia, decine di migliaia di cause di opposizione alle ordinanze e ingiunzioni, ahimè, o di contestazione davanti al giudice amministrativo. Chiuderò questa parentesi, pensiamo soltanto per un momento alle limitazioni che si potrebbero in astratto giustificare di questi diritti altrimenti inviolabili per il diritto alla vita della massa. D'accordo? La massa ha diritto di sopravvivere, il singolo no. Io tremo soltanto al pensiero delle conseguenze e ciò che mi consola è che una classe politica, almeno finora, non ha voluto, non aveva nessuna intenzione di trarre queste conseguenze, come è successo in una giovane, più giovane e spero più fragile democrazia rispetto alla nostra, che non è poi tanto lontana, dividendola dai nostri confini poche centinaia di chilometri. Fatta questa premessa, è chiaro che anche davanti al giudice amministrativo, che in più di un'occasione ha rispolverato negando le sospensive delle ordinanze di qualche baldo governatore o di qualche sindaco un po' più baldo, che insomma alla fine se l'italiano ha un senso il reiterativo di baldo dà un'altra parola e in quel caso forse ci stava molto bene. Bene, sia il giudice amministrativo e prevedibilmente la marea di giudici di pace che potrebbero essere investiti su tutto il territorio nazionale delle opposizioni alle ordinanze, ingiunzioni, irrogative delle sanzioni, bene, i problemi si porranno in relazione alla proporzionalità, alla determinatezza e alla stessa legittimità di tutte queste ordinanze che si sono succedute. Ripeto, fin quando in tutti noi auspichiamo, nonostante i timori di questa fase due e un pochino, diciamo così, due col fiato sospeso di non dover tornare indietro per non sia mai, tutti auspichiamo che non ci sia bisogno di una protrazione ulteriore. Ma mentre un conto aveva la limitazione territoriale, duole dirlo purtroppo, per una zona importante del vostro distretto di Corte di Appello, l'applicazione indifferenziata su tutto il territorio nazionale della
limitazione uguale compressione uguale violazione del diritto di libertà personale di tutti gli altri, così indifferenziata, in applicazione di un modello neanche a farla apposta simile ad uno tipico di una dittatura quale quello cinese, cioè tutti indistintamente statevi fermi a casa, può essere tollerata per tempi molto limitati. Molti hanno detto, qualcuno ha detto che non può essere tollerata in assoluto. Tuttavia, in questi tempi sospesi, come già è stato brillantemente detto, si può accettare una sospensione, purché sia appunto limitata, proporzionata e finalizzata all'applicazione di regole sanitarie precise. Non possiamo essere tutti potenziali infettori di tutti qua, tutti potenziali untori di tutti gli altri. Occorrerebbe un modello di un altro paese, anche qui asiatico, formalmente una democrazia, magari ci sarebbe qualcosa da ridire, come la Sud Corea, che tracciando adeguatamente le infezioni, e non bisogna andare neanche tanto lontano, visto che è una regione che confina con la vostra, che è partita con la prima vittima di questa tragedia, ha contenuto in modo diverso, obiettivamente diverso, gli effetti. Lasceremo quindi alle valutazioni eventualmente della Corte Costituzionale, se sarà investita dai singoli giudici di pace o dai giudici amministrativi, le valutazioni di diritto costituzionale. E passerei, se mi pare che appunto per il momento non ci sono ancora domande su questo punto, o domande o comunque spunti di riflessione, alla seconda parte del mio breve intervento, che riguarda il diritto civile. Chiedo scusa, non ho silenziato la suoneria. Chiedo scusa, è la Cassazione. No, è che noi entriamo nella sua casa, nel suo studio, capisce, invasioni che forse non sarebbero legittimate, dottore. No, è probabile, no. Prima mi avevano chiamato sul cellulare, vedevo che era la Cassazione e li ho ignorati. Poi sono come dire, insomma, tenaci e mi hanno chiamato anche, evidentemente, ci hanno ripensato. Questo strumento ci consente di essere molto vicini, anche in maniera molto friendly, come forse ho già detto, ci consente di conoscerci, quindi entriamo nelle case delle persone, negli studi delle persone, e quindi è giusto che lei risponda, se lo ritiene. hanno lasciato cadere la cosa, magari richiamano, anche perché è capitato proprio durante il mio intervento, fosse capitato un attimo fa. Comunque, tutto a posto. Dunque, gli effetti a cascata e in previsione sul diritto civile. Premetto, non mi occuperò del penale, già sono molto inesperto nel civile, meno ancora nella procedura civile, figuriamoci nel penale. Quindi mi scuso di limitare al civile e alla procedura civile le mie riflessioni. Noi adesso stiamo appunto focalizzando tutta la nostra attenzione a come riprendere a lavorare. Ma quale diritto dovremmo applicare? Non domani, già oggi. Già oggi, se fossimo in grado di sostenere un'udienza da remoto, in presenza, quello che sia, ci torneremo nell'ultima parte di questo mio breve intervento, se fossimo capaci già da oggi di invocare qualcosa, la prima reazione che verrebbe spontanea, ma sarebbero tutti fatti anteriori all'emergenza. Bene, entriamo nell'ordine di idee che questa non è soltanto un'emergenza, è un evento, per una volta ci sta bene l'aggettivo, epocale, senza nessun precedente nella storia, non solo in quella recente, ma neanche in quella antica. A parte la diversità di interazione dei mezzi di comunicazione, nessuna precedente esperienza nota ha mai comportato la rarefazione, la, come dire, disintensificazione di tutti i rapporti interpersonali.
Il famoso distanziamento sociale, che è un pietoso eufemismo, significa semplicemente abolire qualunque forma di contatto finché non ci sarà il famoso chimerico vaccino, speriamo che sia il più presto possibile, qualunque forma di contatto fisico con il nostro simile. Tranne che non sia già uno con cui ce l'avevamo già da prima, di cui siamo sicuri e così via. Nessuna epidemia del passato ha comportato effetti così devastanti, non fosse altro perché nel passato erano gli appestati, adesso non i sani. Qui la disciplina esige che tutti i sani, per poter rimanere tali, restino distanziati. Immaginiamo nel diritto civile tradizionale su quante situazioni questa imposizione può avere gli effetti. Un giurista ha fatto un rapido calcolo, ci ha pensato molto e ha sintetizzato in una parola: tutte. Il diritto civile, necessariamente relazione fra una persona ed altre, sia essa una relazione con una sola persona e diritti relativi, sia con tutte le altre, quelli assoluti o reali, tutti questi diritti sono influenzati. E come si fa allora ad applicare, come se nulla fosse, le categorie generali della vincolatività del contratto e delle obbligazioni? Prima fra tutte, pacta sunt servanda. Diciamo, questa è la colonna della nostra convivenza sociale, della nostra convivenza. Bene. Quale sviluppo potrà avere invece la tematica, la problematica della sopravvenienza? Di fronte ad una sopravvenienza al di là dell'immaginazione di chiunque, quale impossibilità potrà dirsi prevedibile da qualunque contraente fino all'8 marzo, fino al 7 marzo del 2020? E come si dovrà invece calcolare, ipotizzare la prevedibilità subito dopo? Capite bene che occorrerà riflettere a lungo sui concetti di impossibilità, soprattutto se sopravvenuta e soprattutto se temporanea. L'impossibilità sopravvenuta temporanea, sappiamo tutti, nel 1226 capoverso, se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché perdura non è responsabile del ritardo. Sappiamo anche che per la giurisprudenza costante, nonostante i mal di pancia, qualcuno ha detto, della dottrina, alla impossibilità della prestazione del debitore viene equiparata, ai fini della liberazione o comunque della disciplina sull'impossibilità, viene equiparata la sopravvenuta inutilità per il creditore della prestazione. Cioè, ci potranno essere sia le situazioni classiche in cui il debitore non può adempiere, pensate al lavoratore che non può andare al lavoro, ma anche situazioni in cui specularmente, evidentemente, il debitore può adempiere, ma il creditore non ha nessuna utilità da quell'adempimento. Anche in questi casi la nostra giurisprudenza consolidata consente di applicare la disciplina sulla impossibilità sopravvenuta. Se l'impossibilità è definitiva, l'obbligazione, qualunque obbligazione, si estingue. Se ovviamente la causa non è imputabile al debitore. Stiamo dando per scontato che si tratti di causa non imputabile al debitore. E qui subentreremo noi operatori del diritto. Per dimostrare, qui ci vorrà molto, molta applicazione di quel dovere di reciproca lealtà che si riconnette a quel dovere di solidarietà morale di cui abbiamo parlato in apertura, per
impostare una serie di conclusioni il più possibile condivise, non sarà possibile ovviamente, e chissà per quanti decenni ci sarà giurisprudenza contrastante e così via, ma anche dal punto di vista di un'autoregolamentazione fin dall'inizio della proposizione delle domande, che cosa non è imputabile al debitore. Verrebbe da dire, ma in questo momento tutto è non imputabile, attenzione, o tutto non è imputabile al creditore, come si può pretendere dal debitore che adempia, come si può pretendere al creditore che accetti l'adempimento? La reazione è emotiva. Come ogni reazione emotiva, dobbiamo prenderla con le molle, secondo me. Non tutto ciò che non viene adempiuto in questo periodo è dovuto all'emergenza. Se non tutto è dovuto, occorrerà fare attenzione. Alcune situazioni saranno manifestamente riconducibili. Ho fatto il caso del lavoratore, ma potremmo fare il caso delle locazioni, per esempio, soprattutto di quelle commerciali, in un periodo in cui c'è stata un factum principis, chiara enucleazione di un factum principis, che ha impedito lo sfruttamento del bene secondo le originarie pattuizioni. Ma qualunque contratto di durata, ma anche qualunque contratto che avesse ad oggetto una prestazione singola da effettuarsi a cavallo di questo periodo. È chiaro quindi che un primo criterio discretivo dovrebbe essere che ciò che poteva essere adempiuto prima del 7 marzo 2020 non potrà essere dedotto in una fattispecie di impossibilità sopravvenuta, non fosse altro perché l'impossibilità è sopravvenuta dopo la scadenza. E se il debitore era già in mora, qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu, imputerà a se stesso che nello sviluppo dei tempi ci sia stato l'imprevedibile pandemia. Per tutto il resto occorrerà valutare, a mio giudizio, molto attentamente l'oggetto della prestazione, e mi riferisco al diritto relativo per il momento, soprattutto se è eterodeterminato, l'oggetto della prestazione, la qualità delle parti e ogni altra circostanza. Il contratto di durata è quello che avrà immediatamente il maggiore impatto. Fra i primi commentatori si è invocata l'applicazione diretta dell'articolo 2 della Costituzione. A me interessa poco quale sia il referente normativo. Credo che il nostro codice civile, che è stato fatto notare essere stato adottato in piena guerra, in una situazione assai simile, secondo molti molto peggiore dovrei dire, di quella in cui ci troviamo noi, ha avuto il coraggio di pensare ad una regolarità che in quel momento era soltanto teorica. Se ci sono riusciti durante una guerra, dovremmo sforzarci di riuscirci anche noi durante quella che non dovrà essere più una guerra, ma un nuovo, rivoluzionario quanto si vuole, ma soltanto, fra virgolette, nuovo assetto di convivenza civile o sociale, vedete voi. Questo significa che abbiamo gli strumenti anche soltanto nel codice civile. Qualcuno ha fatto richiamo a vecchie teorie, che evidentemente però, come dire, ritornano in auge, un po' come i racconti sulla peste. Moltissimi si sono rifatti alla descrizione manzoniana, che ancora altri hanno fatto notare, guardate un po', è capitata nello stesso contesto geografico, ma è una coincidenza
della storia assolutamente secondaria, visto che le decine di migliaia di morti ci sono dovunque nel mondo. Bene, è stato detto che la cronaca, diciamo così, dei precedenti disastri dovrebbe insegnarci anche come affrontare quello attuale. Allora, solidarietà, buona fede. Abbiamo buona fede, abbiamo il 1375 per i contratti e il 1175 per tutte le obbligazioni. Il fossile vivente giuridico, al quale mi stavo ricollegando prima di divagare, è quello della presupposizione. La presupposizione è una vecchia teoria della fine dell'Ottocento in cui la volontà delle parti veniva comunque rapportata a una situazione di fatto evidentemente presupposta, mancando la quale veniva meno anche la causa giustificativa. Gli studiosi della presupposizione, questo ve lo dico come aneddoto, divagare ulteriormente, gli studiosi della presupposizione facevano i casi tipici della common law dell'acquisto dei balconi lungo il corteo reale per l'incoronazione. Il caso era il coronation case. Se la storia fosse in qualche modo ironica, abbiamo qualcosa di molto simile. Direi che la presupposizione non si possa invocare a cuor leggero. Tutti presupponevamo che non ci fosse questa sciagura di dimensioni planetarie. Non si può dire che soltanto quei due contraenti fidavano sul fatto che non ci fosse la pandemia. Diverso è il caso, allora, più che della presupposizione, che si rifarebbe ad una precondizione quasi inutile, talmente sarebbe generale, dovremmo rifarci a quella benedetta o sacrosanta interpretazione secondo buona fede, per cui anche durante il corso dell'esecuzione del contratto non si può pretendere quell'obbligazione, l'adempimento dell'obbligazione o l'accettazione di quell'obbligazione, nel caso sia il debitore ad offrirla, che in relazione a un determinato contesto, anche se qui appunto contesto globale, non si potrebbe esigere. Questo mi rendo conto che si tratta di una clausola assolutamente generale. Devo dire che i tedeschi, che con un numero di contagi non molto inferiore al nostro, hanno limitato i morti di 10 volte rispetto a noi. Qualcuno dice che magari hanno un po' barato sui dati, vabbè, lasciamo perdere. Comunque i tedeschi nella loro legislazione, che non è torrenziale come la nostra, sappiamo che oggi sarà licenziato un decreto legge di 178.000 parole. Bene, i tedeschi con uno provvedimento, non i nostri, l'avvocato Calembo ce ne ha fatto un primo parziale elenco, con decreti legge che intervengono su leggi di conversione pubblicate 5 ore prima, di modifica di un altro decreto legge che non aveva modificato un decreto legge che si era intrecciato. Bene, i tedeschi hanno previsto specificamente una limitazione della responsabilità del debitore. Noi abbiamo introdotto anche qui con la nostra mania, ecco, di tutto voler ricondurre a categorie generali, un articolo, un comma 6 bis nel decreto legge, ve lo dico subito, nel decreto legge 9 del 20, che ha visto articolo 6 bis, articolo comma 6 bis, l'articolo 3
del decreto legge che poi è stato abrogato, tranne che per questo provvedimento, in cui ci è stato detto che è l'unica norma di diritto civile puro, essendosi preoccupato il legislatore più che altro di parlare dei titoli di acquisto, di viaggio, sacrosanto per carità, ma una disposizione generale, bene, è stata introdotta ed è qualcosa di piuttosto generico, perché si limita a dire, con una rubrica che sembra limitata ai contratti pubblici, insomma, voglio dire, scrivete 178.000 parole. Scrivete neanche 180.000, ma anche 400.000, ma purché siano chiare, in un articolo rubricato contratti della pubblica amministrazione, con la possibilità quindi di ritenere che la norma sia riferita solo ai contratti pubblici, bene, si è stabilito che l'inadempimento dovuto al rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia non è valutato ai fini dell'articolo 1218 e dell'articolo 1223 del Codice Civile. È un po' come dire l'acqua calda ti fa male, oppure quando respiri, inspira e espira, non fare il contrario, sennò magari muori. Bene. Questo articolo sarebbe prima di tutto imperfetto perché riferito, secondo la rubrica, solo ai contratti pubblici. Per cui non vorrei che a qualche commentatore di fervida fantasia si venisse in mente che ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit, per cui nei contratti pubblici si applica, negli altri no. Siamo italiani, prepariamoci a questa evenienza. Prepariamoci da avvocati a respingerla e da magistrati a rigettarla nella migliore delle ipotesi. Poi non si applica l'articolo 1218. L'articolo 1218 del Codice Civile, che ancora non ci hanno modificato, almeno per ora, è norma generale di mirabile sobrietà, per carità, io non ho niente a che vedere con quell'epoca, anzi più ci penso e più mi viene l'orticaria, ma vedendo come scrivevano le leggi mi viene quantomeno un minimo di nostalgia. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non trova che l'inadempimento e il ritardo è stato determinato da impossibilità derivante a causa a lui non imputabile. Che bisogno c'era di una norma che specificasse che la pandemia non è imputabile? Ma poi il 1223 è addirittura eversivo il richiamo fatto da questa norma strana. Perché, come tutti sappiamo, il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. E il nesso di causalità. Ora bisognerà vedere attentamente, già non c'era bisogno che ce lo venisse a dire un decretatore di urgenza, diciamo così, concitato, per non dire altro, per venirci a dire che bisognerà valutare attentamente qual è il nesso eziologico fra la causa pandemia, in che senso? Emergenza, quindi sospensione delle attività produttive, difficoltà di approvvigionamenti, difficoltà di accesso al credito e così via, e il danno. Non c'era bisogno di una norma così pasticciata. E non c'era bisogno, e chiudo sul civile per dare l'ultimo periodo alla procedura civile, non c'era bisogno neanche di quella marea montante di provvedimenti che si stanno, o di previsioni normative, che fanno capolino. Avete presente come... Anche qui, come delle infezioni carsiche che appaiono e scompaiono per la salvaguardia di medici e infermieri. Personalmente credo che la nostra classe sanitaria abbia dimostrato una maturità e una dedizione che non erano affatto scontate né l'una
e nell'A. Non voglio parlare di eroi, non spetta a me dare patenti, ma certamente preoccuparsi durante, come dire, la fase acuta dell'emergenza, di dare loro uno scudo, è segnale duplice della nostra mentalità. Il primo, non abbiamo fiducia di chi applicherà la legge. Di voi avvocati, quando patrocinerete le cause contro non importa chi. E qualcuno già faceva presente che in America, dove questo è possibile, sono iniziate le prime class action contro la Cina. E contro i giudici che devono applicare le leggi. Quindi abbiamo una, siamo accomunati, almeno in questo, nella sfiducia, nella capacità di adattare ad un fenomeno obiettivamente senza precedenti le categorie generali. Perché mai ci si dovrebbe preoccupare di salvare un medico o un infermiere se, e dico e sottolineo se, ha fatto tutto quello che poteva umanamente chiedersi in chiederglisi in quella circostanza? Il diritto alla vita, che come vi ho detto prima non è previsto dalla Costituzione, ma è previsto dall'articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, applicato alle obbligazioni dello Stato, si riferisce ad un'obbligazione positiva di adottare tutte le misure idonee a fronteggiare una situazione di pericolo prevedibile. Perfino ai sensi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e l'ultima è una decisione, neanche a farla apposta, del 27 marzo del 2020, Barletta contro Italia, sulle infezioni nosocomiali e sul diritto alle cure, specifica che dallo Stato non si può esigere una condotta di erogazione di risorse di fronte a rischi non colposamente ignorati. E su questo, naturalmente, credo che si scateneranno milioni di cause civili. Certo è, non sarò verosimilmente, quando arriveranno in Cassazione, mi rimangono almeno al momento solo 8 anni di carriera, quindi è probabile che non ci sia io lì, quindi magari qualcuno mi verrà a ricusare dicendo che nel 2020 l'avevo preannunciato. Non ci sono gli estremi per una responsabilità dello Stato perché non ha impedito lo sviluppo della pandemia. Perfino le più goffe, le più inadatte, inani, inutili espressioni di reazione potrebbero probabilmente essere ricondotte ad una eccezionalità senza precedenti. Diverso è il caso della violazione dei protocolli, ove vi siano state. Diverso è il caso della scelta tragica su chi salvare. Hanno fatto morire mio padre perché aveva 80 anni, perché avevano un solo respiratore e l'hanno dato a un giovane di 20. È chiaro che queste saranno interrogativi che accompagneranno non solo me nei miei 8 anni residui di ma tutti i giovani avvocati, penso per tutta la loro carriera, saranno questioni pratiche da valutare. Quindi su questo vi dico soltanto che dobbiamo avere fiducia sia nell'applicazione sia come avvocati che come magistrati dei criteri che già operano. Non faccio naturalmente propaganda all'attività della sezione di cui ho l'onore di far parte, cioè la Terza Civile, che è intervenuta con il cosiddetto progetto Sanità l'11 novembre del 2019 a riscrivere o almeno a cercare di puntualizzare, perché non abbiamo la pretesa di scrivere niente che non sia sull'acqua, le regole della responsabilità sanitaria. Quindi in questa situazione la responsabilità della struttura e del singolo medico sono obiettivamente residuali o confinate a questi casi che
immagino saranno frequentissimi, però si vuole sperare che nel complesso delle centinaia di migliaia di casi che ci sono stati fra quelli noti e quelli purtroppo ignoti, siano, se non marginali, almeno recessivi. Finita la carrellata sul diritto civile, e mi scuso di questa necessaria sommarietà, il diritto processuale civile, ho lasciato per ultimo quello su cui sono appena più esperto, ma non peraltro perché lo applico purtroppo per me da 34 anni. Diritto civile, attenzione, abbiamo in sede di commenti alla normativa, ma non siamo stati come dire, recepiti in nessun modo, messo in evidenza che la polverizzazione sul territorio dei protocolli, dei provvedimenti dei capi degli uffici, praticamente uno per ogni capo dell'ufficio, quindi fatevi voi il conto di quanti tribunali, quanti uffici del giudice di pace, quante procure della Repubblica, non ce le dimentichiamo, quanti tribunali per i minorenni, forse non era la soluzione migliore. Se da una parte questa elasticità consentiva una maggiore aderenza alla realtà territoriale, dall'altro lato, una volta che si era scelto di non limitare più gli interventi alle zone rosse, come era stato nella prima settimana, in cui la zona rossa era dove c'era l'effettivo pericolo di diffusione, salvo poi magari a non applicarla poi dove invece c'era il... Però questo è un altro, di questo si occuperà il giudice penale, evidentemente. Bene, una volta che è generalizzato il divieto, generalizzare anche, non generalizzare anche le risposte dei singoli uffici giudiziari vi porterà ad una normativa a macchia di leopardo. Vi dovrete prima di tutto informare come ai tempi dei comuni, ma non dei comuni del testo unico comunale e provinciale, dei comuni del Medioevo. Se dove state andando, potete fare da remoto, potete fare la trattazione scritta o non la potete fare, come la potete fare, dove la potete fare e in quali condizioni. Ora, in questa situazione di emergenza, quello che ci consola è che sembra che dovrebbe la fase 2 finire il 31 luglio. In Italia non c'è niente di più definitivo del provvisorio, però. Fatto sta che ormai è andata così, ha superato pure due conversioni in legge senza colpo ferire quest'idea, per cui è come andare in guerra, no? Si è fatto l'idea, andiamo in guerra, che bello! In nessuna guerra si dice a ciascun caporale, con tutto il rispetto per i caporali e anche per i capi degli uffici, a ciascun caporale che deve portare avanti il suo plotone. Comunque, siamo in questa condizione. Qual è il rapporto fra queste norme e le norme processuali? Molti dicono sono linee guida, sono delle indicazioni, sono soft law. Attenzione! In virtù di questa catena normativa, decreto legge legittimato dalla dichiarazione dello stato di emergenza, non l'abbiamo detto all'inizio per evitare di impelagarci sul diritto costituzionale, a sua volta legittimata da un decreto legislativo 1 del 18 sugli stati di emergenza, il provvedimento del capo dell'ufficio è norma secondaria derogatoria attuativa del codice di procedura civile. Va rispettata. Panico e sgomento? Attenzione. Anche qui i principi generali. Principio della libertà delle forme e principio di sanatoria delle nullità degli atti che hanno raggiunto il loro scopo. Fanno benissimo i colleghi, soprattutto del merito, perché i colleghi della Cassazione siamo fermi, ci hanno detto statevi fermi, non venite, non ci portate i vostri microbi, ma noi veniamo veramente dalla Campania, ma non ci frega, non si sa mai, statevi dove state. Bene. I colleghi del merito fanno benissimo a dare tutte queste disposizioni. L'importante è che ove ne ravvisino una violazione, si pongano loro per primi, ma anche voi come avvocati da controparti,
Ove ravvisino una violazione, applicano il principio generale per cui non si ha diritto alla regolarità formale del processo. Su questo abbiamo giurisprudenza abbastanza consolidata, ma si ha diritto al rispetto delle regole del processo se nella misura in cui la loro violazione comporta un effettivo danno al diritto di difesa. Il che significa che occorrerà anche in questo caso valutare caso per caso, valutare se la pur sussistente violazione del provvedimento del giudice, attenzione, anche il provvedimento del singolo giudice, ove delegato dal presidente del tribunale o dal capo dell'ufficio, partecipa della stessa natura di norma processuale secondaria derogatoria in virtù della specifica previsione del decreto legge 83, all'articolo 83 del decreto legge 18, ormai stiamo dando i numeri. Quindi facciamo attenzione a questo principio generale. Udienza da remoto. Non è passata l'idea che si possano privilegiare questi strumenti alternativi. Io personalmente mi sto trovando benissimo adesso, eppure siamo, vedo, 198 partecipanti. Stiamo sacrificando probabilmente, non lo so, francamente in questo momento mi interessa poco. La nostra sicurezza, la nostra segretezza, come se fare le udienze come le facevamo prima della pandemia fosse dignitoso e fosse garanzia di segretezza e di riservatezza. Bene, io sono dell'opinione, l'ho detto in altre occasioni, scontrandomi con molti dei miei colleghi, per cui è assolutamente vero che l'udienza in presenza è imprescindibile in alcune situazioni, ma sarebbe folle rinunciare alle opportunità che la tecnologia ci offre quando anche i summit internazionali si fanno con questo strumento. La sacralità dell'ufficio, di fronte alla sua pericolosità anche a fini di diffusione dell'emergenza, potrebbe essere un bene a cui, sia pure anche soltanto limitatamente nel tempo, si può rinunciare se sull'altro piatto della bilancia si ha una giustizia che funziona. Tuttavia, come abbiamo visto, le scelte sono diversificate, divaricate. Giudici amministrativi che hanno un'altra mentalità si sono fatti la norma a sé stante, fanno quasi tutto per iscritto ormai. La camera di consiglio da remoto equivale a tutti gli effetti, come se ci fosse bisogno di una norma di legge, però c'è bisogno evidentemente. Cioè, da dove i giudici si collegano è considerata camera di consiglio. Che verrebbe da dire, ma perché mai no? Perché se io mi collego da casa mia con un altro che sta a Lecce, un altro che sta a Venezia, non si deve ritenere che io, essendo io il giudice della Corte di Cassazione, mi stia riunendo in Camera di Consiglio? Non si sa. Ai posteri, l'ardua sentenza per rimanere al vostro illustrissimo concittadino. Da ultimo, procedura civile immobiliare. Qui ho pochi minuti e mi soffermerò su due aspetti. Prima di tutto, sulla considerazione generale della fase 2 come applicata ad ogni attività. Non è scontato, l'articolo 83 non lo abbiamo finora affrontato, ma l'articolo 83 adopera una terminologia ibrida, dice che sono sospesi i termini, non dice che sono sospesi i processi. Tuttavia in un'altra, nel comma 2 già per esempio, ciò che dice il comma 1 non lo dice bene il comma 2, o nel secondo periodo, presuppone che siano sospesi non solo i termini ma anche le attività. Questa dovrebbe essere la conclusione auspicabile, quantomeno per tutte le procedure esecutive. Sospese le attività non significa, a mio sommesso avviso, che gli atti che non coinvolgono, perché addirittura prodromici o preliminari alla procedura esecutiva, gli atti che non coinvolgono
i rischi epidemiologici siano impediti. Sospeso diverso da impedito. E per questo che un grande tribunale del nord, di un capoluogo di una regione a voi contermine, nel vietare il deposito ha probabilmente commesso un eccesso. Non si può vietare il deposito di un atto, meno che mai se telematico, dove non c'è nessun rischio epidemiologico. Come ci si fa a infettare di un virus fisico con un deposito telematico? Mistero. Staremo a vedere anche questa situazione. Il che significa che i precetti si possono notificare. Se non si notificano, è verosimile che il termine di efficacia resti sospeso. Ma ciò che è sospeso non è vietato. È possibile quindi notificare un pignoramento, un atto di citazione. Sono sospesi i termini connessi ad esso, ma è possibile. Perché non dovrebbe essere possibile? Mi si dirà l'articolo 103, che anche lì con una mirabile corrispondenza fra testo e rubrica si riferisce ai procedimenti amministrativi, poi parla dei procedimenti, delle procedure di esecuzione per rilascio. Ora, nessuno di noi può pensare che un legislatore non sappia la differenza fra procedimento amministrativo e procedimento esecutivo. Tuttavia, sotto quell'unica rubrica c'è la sospensione delle procedure. A parte il fatto che sono espressamente sospese le procedure per rilascio, tecnicamente quindi neanche l'ordine di liberazione, ove è ancora possibile. E su questo molti dei miei colleghi si sono divaricati fra chi vuole comunque eseguirlo e chi ritiene che sia impossibile. Probabilmente l'emergenza epidemiologica impone uno stop a tutte le attività connesse ad un'attività gravosa per una parte che si presume già in difficoltà. Qual è il debitore? Se non fosse in difficoltà avrebbe adempiuto, almeno così ci dicono. Tutto il resto è di dubbia sospendibilità o riconducibilità a quella previsione. Io direi questo. Vendite in questo periodo. Se siamo in un periodo connotato da una eccezionalità senza precedenti, mai come in questa occasione si potrà sostenere ex post, e quindi tanto vale sostenerlo ex ante, che il prezzo non sia quello giusto. Come si fa a dire, salvi casi eccezionali, mettiamo il caso in cui il prezzo di stima ante pandemia sia versato per intero e che magari non ci sia il solo creditore e non ci sia altro da perseguire, come si fa a dire che un prezzo sia giusto in un mercato come quello di oggi? Come si fa a dire che il mercato di oggi funziona come dovrebbe funzionare? Quindi, in attesa di avere le idee più chiare, direi che far fare le spese di questo al debitore, chi segue quello che scrivo anche come magistrato, sa che la mia preoccupazione è sempre stata quella di garantire l'effettività della risposta di giustizia. Quindi, prima di tutto, la tutela del creditore e dell'aggiudicatore. Non possiamo però non considerare che questo è un tempo sospeso, in cui vecchie categorie devono fronteggiare una situazione assolutamente nuova. Essere ottusamente ancorati alle precedenti categorie senza la capacità di un minimo di flessibilità e di adeguamento alle esigenze, alle sfide che questa situazione ci pone, potrebbe non essere la soluzione migliore per questa nostra giustizia. Credo quindi che con questo auspicio possiamo lasciarci anche per un successivo approfondimento, e sono rimasto più o meno nel limite del tempo a mia disposizione. Vi ringrazio. Grazie, consigliere. Se mi è consentita una notazione, poi naturalmente lascio la parola. Io credo che ha ragione su tutto, e vedo che anche nella chat però tutti dicono che lei ha ragione su tutto.
L'unica cosa, io credo che vi sia una, tutto quanto già scritto nel codice, tutto quanto già scritto nella Costituzione, tutto quanto già previsto. Quello che forse è completamente diverso da allora sono gli strumenti. Il fatto di avere a disposizione degli strumenti di natura tecnologica completamente nuovi e diversi ci ha reso, secondo me, in grande, da un lato in grande difficoltà e dall'altro ci ha facilitati. Questa è la mia prima osservazione, che il fatto di avere un procedimento civile telematico chiaramente ci ha aiutato, perché altrimenti non avremmo potuto fare assolutamente niente durante il periodo quantomeno di lockdown incostituzionale, sicuramente, però tutti più o meno applicato da un lato. Dall'altro io credo, e magari mi sbaglio, che questi provvedimenti legislativi che vengono fatti, lei dice in buona fede, secondo me in buona fede forse ci richiama qualcos'altro, e non voglio essere polemica, sono assolutamente imprecisi, ma soprattutto hanno un obiettivo non giuridico, ma un obiettivo economico di fondo. E questo fatto di essere sottratti da una questione di natura economica crea delle grandi difficoltà poi nell'interpretazione. No? Queste sono le mie due osservazioni, però vedo che hanno alzato, che ha alzato la mano l'avvocato Giliberti. Se l'avvocato Romeo mi consente, gli do la parola. Assolutamente sì. Grazie. Posso parlare? Abbiamo pochi minuti perché poi dobbiamo dare la parola a Francesca, però velocissimi. Ringraziamo allora il dottor Stefano, che deve tornare, dobbiamo fare un altro evento al massimo tra un mese per vedere dove siamo arrivati. Buongiorno dottor De Stefano, avvocato Giliberti, Foro di Milano. Si sta diffondendo questa pratica degli ufficiali giudiziari, ho sentito parlare di Ivrea e anche qui a Milano, del rifiuto di accettare la richiesta di notifica di atti di pignoramento immobiliare riferiti a questa diciamo imprecisa prima casa abitazione principale. Sinceramente a me sembra diciamo un'interpretazione letteralmente abusiva dell'articolo 54 ter, e in ogni caso, come ha detto lei, appunto le attività sospese non possono comunque essere impedite. Volevo sapere cosa ne pensa e se ritiene legittimo questa prassi, che sinceramente non posso assolutamente condividere. Sì, al volo e telegraficamente riterrei esorbitante dai limiti dei compiti degli ufficiali giudiziari sindacare la ammissibilità di un atto della procedura esecutiva. Loro possono, a mio giudizio, rifiutare un atto contrario ai doveri di ufficio, ma la notifica di un atto richiesta legittimamente da un avvocato mi sembra che non rientri appunto nelle loro competenze. Assolutamente d'accordo, direi. Grazie. Anche per la sobrietà. L'avvocato Romeo vuole introdurre l'avvocato Castiglioni. Ringraziamo il dottor Stefano, scusi se siamo veloci, ma abbiamo soltanto mezz'ora di tempo e anche l'avvocato Castiglioni ci parla di qualcosa di particolarmente attuale, di un comportamento direi non particolarmente, come dire, deontologicamente corretto di alcuni colleghi. Lascio quindi la parola all'avvocato Romeo perché vuole introdurre l'intervento. Prego. Sì, come dicevo, l'avvocato Castiglioni, che conosciamo tutti, ci farà una bellissima lezione sul divieto di accaparramento di clientela, nel particolare periodo del Covid-19, perché pare che ci siano stati comunque dei casi, quindi ci sono i casi concreti che hanno, diciamo, abbastanza lasciato basiti tutti noi. Quindi, perché il tempo non è tantissimo, lascerei immediatamente la parola all'avvocato Castiglioni. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Prima di tutto, mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Bene, Francesca. Ok, perfetto.
Beh, innanzitutto ringrazio gli organizzatori anche per avermi dato l'occasione di sentire i due precedenti interventi veramente interessantissimi, mi complimento con i precedenti relatori. Adesso l'avvocato Romeo ha creato un po' troppe aspettative rispetto al mio intervento, spero di essere all'altezza e di non far sfigurare troppo questo convegno. Allora, io oggi vi parlerò del divieto di accaparramento di clientela e dei limiti della pubblicità. In realtà l'argomento, diciamo, possiamo così riassumerlo sotto il titolo concorrenza tra avvocati. L'argomento sì, è molto attuale, peraltro la normativa in materia che attualmente c'è è detta dei canoni veramente astratti e generici che lasciano all'interprete tantissimo spazio. Adesso poi lo vedremo nel dettaglio. Io ho preparato anche delle slide perché dobbiamo partire dai principi generali per comprendere poi quali sono le violazioni che si possono configurare in questi casi. Adesso vedo di condividerle. Ecco, spero che si vedano. Si vedono benissimo, grazie. Ok, perfetto. Allora, cominciamo subito di qua. Va. No, dove va? Ecco, cominciamo subito dai principi generali. L'articolo 9, che è un po' la somma di quello che deve essere, che è l'essere avvocato, secondo il nostro codice deontologico, ci dice che dobbiamo esercitare la nostra professione con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa e rispettando, quindi viene richiamato anche dall'articolo 9, la corretta e leale concorrenza. Ovviamente in tema di pubblicità e di accaparramento di clientela si parla di concorrenza. Mi piace ricordare, anche se esula un pochino dal mio intervento odierno, che il comma 2 dell'articolo 9 ci ricorda anche che al di fuori della nostra attività professionale noi dobbiamo osservare i doveri di probità, dignità, decoro, nella salvaguardia dell'immagine di tutta la classe forense, perché il legislatore ci vuole non solo super avvocati, quindi formati, preparati, leali, corretti, che si comportano decorosamente nell'ambito dello svolgimento della propria professione, ma ci vuole anche super cittadini, quindi vuole che ci chiede qualcosa in più, vuole che l'avvocato non cessi di essere avvocato quando si toglie la toga, ma che lo sia per tutto lo svolgimento della sua quotidianità. Questo può piacere o non piacere, ma se abbiamo deciso di fare questa professione, tant'è. Entrando più nello specifico, sempre nella parte del codice deontologico, io lo chiamo NCDF, che sta per Nuovo Codice Deontologico Forense, per il semplice fatto che il nostro codice attualmente in vigore è abbastanza recente, perché è entrato in vigore il 15 dicembre del 2014. Il nostro codice appunto deontologico è diviso in due parti. Nella prima parte, quindi diciamo dagli articoli dall'1 al 22, si parla dei principi generali e non c'è la descrizione del comportamento specifico e neanche l'indicazione della sanzione. Nella seconda parte del codice invece deontologico ci sono le fattispecie indicative, perché vanno ritenute indicative, ci sono le fattispecie proprio di violazioni descritte nel dettaglio con la previsione della pena, della, chiamiamola pena edittale, della pena edittale. Ovviamente qualora una condotta non si possa ricondurre a una delle ipotesi previste, chiamiamole nella parte speciale del codice deontologico, è comunque sanzionabile qualora violi i principi generali che sono appunto dettati dall'articolo 1 all'articolo 22 del codice deontologico. L'articolo 17 si occupa in particolare dell'informazione, e quindi sotto il cappello informazione dobbiamo ricomprendere anche la cosiddetta, chiamiamola, pubblicità, e ci dice che, questo è il principio, è consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sulla struttura dello studio, sull'organizzazione dello studio, su eventuali specializzazioni. Poi sulle specializzazioni vi faccio una precisazione dopo, perché il titolo di specializzato non si può ancora usare, sui titoli scientifici, sulle professionalità possedute. La pubblicità, quindi l'informazione, può essere diffusa con qualunque mezzo, non ci sono limiti, però, quindi di mezzo non ci sono limiti, però l'informazione deve essere trasparente, veritiera, corretta, non equivoca, non deve essere ingannevole, non deve essere comparativa, non deve essere denigratoria e deve essere limitata alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. Questo è il principio generale.
Parlando ancora di informazione, vediamo invece com'è la norma, chiamiamola speciale, perché è nella parte, diciamo, speciale del codice, che è l'articolo 35, che si occupa sempre di corretta informazione. Accaparramento di clientela e pubblicità vanno spesso a braccetto, perché a volte delle forme di pubblicità fatte al di fuori dei canoni previsti dal codice deontologico costituiscono anche una violazione dell'articolo 37, che è quello che si occupa della, che vedremo dopo, della, del divieto di accaparramento di clientela, per cui insomma vanno tenute presenti entrambe le fattispecie. Adesso vediamo come l'articolo 35, che dovrebbe descriverci delle condotte, in realtà ripete un po' i principi generali e detta solamente alcuni divieti specifici. Giusto per farvi un esempio, normalmente, anzi tutte le altre norme deontologiche, tranne quelle sull'accaparramento di clientela e sulla corretta informazione, che sono peraltro quasi le più lunghe del nostro codice deontologico, tutte le altre norme dettano una condotta specifica. Faccio un esempio prendendo una norma a caso, no? Azioni contro il cliente. Al comma 1 mi dice: l'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. Mi descrive una condotta comunque precisa, mi dice che per fare causa al cliente io devo rinunciare a tutti i mandati che mi ha dato. E poi al comma 2 mi dice qual è diciamo la pena connessa a questa violazione. La violazione del dovere di quel comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. Ok, le norme sono tutte così. Gli articoli 35 e 37 invece mi parlano, sono fatti in diverso modo, anche perché forse è difficile a priori determinare quali siano le condotte effettivamente sanzionabili. Dopo vedremo degli esempi pratici. Però questo è per dirvi che è lasciata una grande libertà all'interprete e al giudice disciplinare. E su questi argomenti è più che mai necessario un confronto, anche per capire quali possono essere le condotte effettivamente ritenute lesive del decoro o comunque dell'immagine della professione forense, perché questi articoli, ricordiamoci, che non sono a tutela, puniscono il singolo, ma sono soprattutto a tutela dell'immagine dell'intera avvocatura, perché quando un avvocato opera, purtroppo deve sempre ricordarsi che non opera solo per se stesso, ma in quel momento rappresenta anche un'intera categoria. Quando noi poniamo in essere dei comportamenti non corretti, la persona che li subisce fa il collegamento, per cui tutta la categoria degli avvocati è come quell'avvocato che si è comportato male. Purtroppo è una cosa che capita, è umana ed è così. Ed è per questo che bisogna essere particolarmente rigorosi. Comunque, venendo all'articolo 35. L'articolo 35 ci dice, non detto una condotta specifica, ci dice che l'informazione deve essere conforme a verità, trasparenza, decoro, correttezza e non può avere a oggetto notizie che sono coperte dalla riservatezza o dal segreto professionale. Le informazioni che diamo non possono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o comparative. È un canone generico. Che cosa poi riteniamo per denigratorio? Io faccio sempre questo esempio. È capitato un caso in cui praticamente c'era una forma di pubblicità, una pubblicità di un avvocato su una tovaglietta della pizzeria. Allora, vogliamo ritenere, non so, decoroso o meno che il pomodoro caschi sulla scritta avvocato? Non lo so, io su queste cose mi interrogo, perché magari sono particolarmente bacchettona. Insomma, non è così semplice riuscire a capire quali sono i limiti del decoro e della correttezza. Dopodiché l'articolo sempre 35 ci dice che possiamo utilizzare nella nostra informativa o anche sulla carta intestata i titoli scientifici o professionali posseduti. Allora, sui titoli scientifici, quindi diciamo sul titolo di professore, specifico che il titolo accademico può essere utilizzato solamente da chi sia o sia stato docente universitario in materie giuridiche. Questo perché è capitato più volte che alcuni colleghi che insegnavano alle superiori, con tutto il rispetto per gli insegnanti delle superiori che probabilmente hanno più difficoltà ad insegnare che non i docenti universitari, utilizzavano sulla loro carta intestata il titolo di professore. Erano professori, ma il titolo di professore che viene richiesto è quello accademico, non quello degli insegnamenti, diciamo, delle categorie scolastiche inferiori. Poi l'articolo 35 ci dice sempre che quando informiamo sulla nostra attività o facciamo pubblicità, è vietato rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, anche se questi vi acconsentano.
Questo è molto importante perché sarà capitato più volte di sentire anche dei convegni qualcuno che dice sono il legale della banca tal dettagli oppure sono il legale dell'assicurazione tal dettagli. Anche a volte si vede anche per iscritto. Anche se il cliente dice va bene, puoi dire che sono nel tuo portafoglio clienti, noi non la possiamo diffondere questa informazione. Perché? Perché peraltro qua si va anche a violare quelle che sono le norme sul segreto professionale e la riservatezza. Non possiamo poi indicare nella nostra informativa i nominativi di terzi soggetti che non sono organicamente o direttamente collegati con il nostro studio. Una volta era abbastanza di moda ricevere quelle carte intestate dove c'era gente che aveva anche lo studio a Timbuktu con il legale di riferimento anche lì. A volte erano così dei nominativi messi a caso, ma mancava proprio il collegamento organico con la struttura. In generale dice poi che nella nostra attività, chiamiamola così, di diffusione di informazioni pubblicitarie va comunque assicurato il rispetto della dignità e del decoro della professione e non si devono superare i limiti della pubblicità ingannevole, denigratoria, suggestiva e comparativa. Come vedete, quest'articolo in realtà ci dice ben poco di quali sono le condotte vietate, a parte che non possiamo usare il titolo di professore se non siamo professori universitari, e comunque detta dei principi generali su come deve essere l'informazione, ma non dice, non puoi, che ne so, scrivere in rosso il tuo nome su una, come invece fa per le altre norme, il tuo nome sulla brochure, questo non ce lo dice, lascia molta, molta libertà. E questo, secondo me, è un problema. L'altra cosa che vi volevo dire è che non ci sono limiti sui mezzi di pubblicità. Qualsiasi mezzo è ammesso purché rispetti i principi dettati dal nostro codice. Adesso, venendo a quella che è invece l'articolo che si occupa dell'accaparramento di clientela, questo articolo ci dice alcune condotte che non si possono fare in maniera abbastanza generica rispetto a quello che è la modalità invece delle altre norme contenute nel codice deontologico. E ci dice che non possiamo acquisire dei rapporti di clientela a mezzo di agenzie o di proprietari in modi che non sono conformi a correttezza e decoro. Anche qui su correttezza e decoro l'interpretazione è lasciata a chi deve poi giudicare. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a provvigioni o qualsiasi compenso per l'ottenimento di incarichi professionali. Non si possono offrire omaggi o prestazioni a terzi o insomma promettere vantaggi per ottenere incarichi o difese. È vietato poi offrire le proprie prestazioni sia direttamente sia per interposta persona al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, nelle case di riposo, nei luoghi di svago, in generale in tutti i luoghi che sono aperti al pubblico. Quindi qui il primo caso che mi viene in mente è il classico avvocato come invece succede in America, che sta lì al pronto soccorso a distribuire biglietti da visita quando vede succedere qualcosa, come è successo peraltro nel periodo Covid, ma adesso poi vedremo le fattispecie che si sono verificate. E poi vietato offrire a soggetti terzi, senza essere richiesto, una prestazione personalizzata. Qua mi viene in mente l'esempio, ma poi lo vedremo dopo, di alcuni avvocati che offrono la loro prestazione in occasione di alcuni casi che hanno avuto molto risalto mediatico. Quindi chiamano direttamente gli interessati, normalmente dicendo guarda, se mi affidi l'incarico, magari in occasione dei grandi omicidi, insomma, o di grandi tragedie, così, se mi affidi l'incarico ti assisto gratis, solamente per avere una risonanza mediatica. Questa è una violazione di questo comma 5 dell'articolo 37. Qui la pena edittale è la censura, che ovviamente può essere diminuita o aumentata a seconda del caso di specie. Normalmente viene aumentata perché quando si configura un caso di accaparramento di clientela le violazioni sono normalmente grandi.
Allora, che cosa è successo nel periodo Covid? Credo che tutti voi abbiate ricevuto una lettera, perché ne era stata data diffusione agli iscritti dell'ULUF, che è l'Unione degli Ordini Lombardi. L'ULUF ha mandato una lettera stigmatizzando una serie di comportamenti, questo è il 29 di marzo, una serie di comportamenti che erano stati ritenuti, adesso passatemi il termine, di sciacallaggio, in occasione appunto dell'emergenza sanitaria che purtroppo ha colpito tutti. A seguito di questa lettera, il primo di aprile, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, che è l'ente di cui faccio parte, ha emesso un ordine di servizio per dare una risposta immediata, e chiamiamola preferenziale, a queste condotte veramente brutte che si sono verificate, in modo da contrastarle immediatamente. Adesso io vi elencherò quali sono state le condotte che sono state ritenute di rilevanza disciplinare. Ovviamente non vi posso dire, perché non si può ancora sapere, il risultato del procedimento, perché siamo ancora alla fase iniziale. Anche perché, come in tutti i procedimenti, finché non vi è una condanna, vi è una presunzione di innocenza. Per cui, però, ci sono state delle condotte che, insomma, sono risultate meritevoli di valutazione. Peraltro, oggi pomeriggio, quindi magari vi aggiornerò la prossima volta, abbiamo la plenaria del Consiglio di Disciplina, dove ho visto all'ordine del giorno si discuterà anche di alcuni casi che si sono verificati proprio in merito a questo, e quindi poi per avere magari un orientamento, confrontarci e avere poi un orientamento unitario. Allora, cosa è successo in periodo Covid? L'avrete visti su Facebook, saranno arrivati anche per altre vie, ci sono state una serie di video e messaggi di avvocati che pubblicizzavano proprio in occasione di questa pandemia che ha colpito tutti, i loro studi e la propria capacità di operare e di garantire regolari standard di efficienza. A me è rimasto in termine un termine che ho visto su una pagina Facebook di uno studio legale, dove parlavano di task force Covid di studio, e invitavano ovviamente a rivolgersi con serenità a loro, perché comunque, nonostante la pandemia, erano in grado di offrire i servizi ad un alto livello. Per cui questi tipi di messaggi sono stati ritenuti, comunque, che rivolti a un pubblico indefinito, una forma possibile violazioni degli articoli 35 e 37 del codice deontologico. L'altra cosa che mi viene in mente, perché magari è capitata, l'avete sentita anche voi, c'è stato un messaggio che è girato via WhatsApp, personalmente è arrivato anche nella chat di mia figlia della scuola, dove c'era un avvocato che diceva come opporsi alle sanzioni amministrative nel caso la persona fosse stata beccata a circolare al di fuori dei casi previsti in periodo di lockdown. Non era una, adesso poi diamogli il beneficio, per carità, diamogli comunque il beneficio del dubbio, non pareva, da come era strutturata, una comunicazione mandata a un amico, quindi era un vocale su WhatsApp, un vocale così che può capitare, ma è un mezzo che magari uno può utilizzare, l'amico chiede un consiglio, cosa faccio, e uno magari per non stare a scrivere manda il vocale, ma era un'informazione generalizzata, perché poi si concludeva dicendo: ovviamente per maggiori informazioni il mio studio Pinco Pallino è a disposizione per tutelare quant'altro. Per cui anche questo messaggio, che parrebbe essere stato inviato a un numero indefinito di persone, è stato ritenuto una possibile, dico possibile appunto perché non siamo ancora arrivati alla fase della sentenza, siamo ancora all'inizio, perché le condotte sono recenti, risalgono a marzo, per cui non, però sono state ritenute, e sono sotto l'esame del nostro consiglio di disciplina, sono state ritenute possibili violazioni degli articoli 35 e 37. Poi ci sono state, e queste hanno avuto anche risvolto sui giornali, avete letto anche degli articoli, sono apparsi anche sul Corriere, delle offerte di prestazione
che praticamente stimolavano i familiari dei soggetti colpiti da coronavirus, in particolare delle persone decedute, a voler far causa agli ospedali, ai medici, agli infermieri. Mi pare che anche il dottor De Stefano prima abbia fatto un accenno a questa questione. Si sono configurati casi di distribuzione di biglietti da visita davanti agli ospedali e alle RSA, video che parlavano in particolare di queste situazioni, e anche distribuzioni di brochure dove si manifestavano che non si può fare, non che non si possa distribuire la brochure, non si può distribuire a un numero indeterminato di persone, dove si appunto si invitavano le persone a rivolgersi con fiducia allo studio nel caso in cui avessero voluto intentare una causa nei confronti delle strutture ospedaliere o delle strutture sanitarie in cui i loro cari non erano stati curati in maniera adeguata. Di contro c'è anche chi ha offerto assistenza asseritamente gratuita, perché poi lì è da vedere, a personale delle strutture sanitarie per difendersi appunto da queste eventuali cause che potevano essere intentate. Questa è la casistica che il nostro consiglio di disciplina ha potuto verificare in questo periodo emergenziale. Adesso io passerei invece a farvi vedere, giusto per capire quali possono essere le violazioni e evitare di farle, alcune, visto che il tempo scorre, facciamo una carrellata veloce, alcune violazioni che invece sono arrivate a sentenza ma che possono essere interessanti. Qualche minuto in più ce l'hai, Francesca. Ah, ok, grazie. Non tantissimo, ma qualche minuto. No, allora, con questa sentenza era stato sanzionato un professionista che aveva scritto a diversi comuni e alla provincia per offrirsi di costituirsi parte civile nei procedimenti in cui questi enti sarebbero stati coinvolti, dichiarandosi ad applicare, c'erano ancora le tariffe, i minimi tariffari. È stato considerato un caso di accaparramento di clientela, perché è vietato offrire prestazioni professionali non personalizzate, non richieste. Dopodiché queste due sentenze io le adoro, perché è una cosa che capita spesso. Accettare compensi irrisori costituisce accaparramento di clientela. Nel caso di specie, nella 245, un soggetto si era praticamente aveva ricevuto l'incarico da un comune tramite convenzione, non c'era ancora la normativa sull'equo compenso, per fare tutti i procedimenti davanti al giudice di pace per 17 euro. Poi ovviamente l'accordo era anche che nel caso in cui la controparte fosse stata condannata e a pagare le spese legali, ovviamente lui avrebbe preso la differenza detratti 17 euro. Aveva fatto una roba tipo 200 procedimenti l'anno, peraltro tutti in materia risarcitoria, se non ricordo male, per cui ecco, accettare compensi irrisori costituisce la violazione dell'articolo 37 sull'accaparramento di clientela, perché comunque è ritenuto un comportamento che svilisce la nostra professione e va a danno di tutti, perché va a danno di tutti, non solo di quello che si tra virgolette abbassa, si svende tra virgolette, quindi questo è quanto. Dopodiché, l'altra condanna, anche questa è una cosa che può capitare spesso, è vietato recapitare brochure pubblicitarie al domicilio di destinatari potenziali clienti. In questo caso un avvocato aveva distribuito la propria brochure in un condominio, senza esserne ovviamente richiesto. Cioè, se voi avete una brochure del vostro studio, viene un cliente, gliela date in mano perché viene nel vostro studio, questo si può fare, ma distribuirla così generalizzata, senza essere richiesto, fare tipo volantinaggio, non è permesso. È ritenuta una violazione delle norme deontologiche. Specializzazioni. Non potete usare il termine specializzazione. Perché? Perché quando è stato scritto il codice deontologico, era stato la legge professionale nuova era appena entrata in vigore ed era stato rimesso al CNF il potere di fare la regolamentazione sulle specializzazioni. Il regolamento sulle specializzazioni è stato impugnato, attualmente non ce n'è uno, per cui è sbagliato, anzi è una violazione deontologica utilizzare nelle proprie comunicazioni il termine di specializzato. Usate attività prevalente, quindi quando avete il vostro sito web e dovete scrivere, volete scrivere, non so, specializzato in diritto di famiglia, no, scrivete attività prevalente diritto di famiglia. Non usate il termine specializzato, perché al momento nessuno può ritenersi specializzato.
qua ancora sul costo simbolico. Ecco, l'altra cosa che vi volevo dire, perché questa magari la saltiamo, perché è interessante, se scrivete su una rubrica di giornale, non indicate i vostri recapiti diretti, perché è una sorta di accaparramento di clientela, perché comunque il giornale va a un numero di persone indefinito, per cui non dovete mettere i vostri recapiti diretti. Adesso per farci così un'ultima notazione, anche perché poi così magari capiamo qual è l'importanza della deontologia, perché la dobbiamo difendere e farla nostra, nel mondo anglosassone succede questo. Abbiamo queste simpatiche pubblicità, che insomma adesso lì si può fare tutto, hanno un'altra normativa, però non lo so, a me non è che piacciono molto, mi piace più il nostro sistema. Questa è un'altra, giusto per farvi un esempio, e vorrei concludere ricordandovi e ricordando soprattutto a me stessa, perché è importante la deontologia, dobbiamo studiarla, dobbiamo confrontarci e dobbiamo far sì che entri sempre di più nel nostro DNA, e ve lo ricordo con quello che dice l'articolo 1 del nostro codice deontologico. Il nostro codice deontologico ci ricorda che l'avvocato tutela in ogni sede il diritto alla libertà e l'effettiva della difesa, assicurando nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale. Per cui facciamo nostra la deontologia. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Francesca. Io ogni volta rimango colpita da come tu riesca in maniera direttiva, ma graziata, a darci delle indicazioni molto molto precise, e devo dire che sono sempre molto utili, soprattutto perché noi pensiamo e condividiamo tutti la necessità di mantenere un determinato decoro, di garantire lo sviluppo della nostra professione con la professionalità, non attraverso strumenti di questo tipo. Ho visto che c'era una domanda di una collega prima nella chat, sì. Se posso la rivolgo io. Chiedeva, credo la collega Rossana Frau, se si può scrivere esperto anziché specializzato. Sì, il termine, l'importante è che non si utilizzi il termine specializzato. Attenzione sull'utilizzo dell'esperto, perché a volte, cioè, deve essere formulata bene la frase, perché in alcuni contesti, tipo utilizzare massimo esperto non va bene, perché potrebbe essere visto come comparativo e denigratorio nei confronti dell'altro. Però vabbè, cioè sì, se è usato in maniera, chiamiamola così, neutra, va bene. L'importante è non usiamo il termine specializzato in questo momento, e poi magari si potrà. Quando saremo specializzati, quando avremo le scuole di specializzazione, certo. Faremo la specializzazione. In un futuro, forse, infatti. Certo, okay. Bene, io non posso che ringraziare le colleghe, soprattutto l'avvocato Calembo e l'avvocato Romeo, che ci hanno aiutato ad organizzare, soprattutto stimolato ad organizzare questo convegno. L'avvocato Castiglioni, che è stata così sempre, come tutti dicono, guarda, precisa, brillante, brava. E naturalmente il consigliere Stefano, che ci ha dato la sua disponibilità e ha voluto interagire con noi, che siamo uno dei fuori più colpiti, forse perché ci vuole aiutare quantomeno a uscire da questa emergenza. Dicevo prima che ci piacerà possibilmente, potendolo fare, in futuro, magari passato il periodo emergenziale, vedere che cosa è rimasta di questa legislazione emergenziale, se ci ha portato comunque qualche vantaggio e qualche risultato positivo. Ma chiedo all'avvocato Romeo se vuole dire ancora una parola ai colleghi. Nulla, volevo ringraziare e ovviamente rinnovare l'invito a brevissimo per ulteriori approfondimenti se avremo la disponibilità dei relatori. Bene. Grazie a te Maddalena. Grazie a voi, grazie all'avvocato Calembo, non so se voleva aggiungere qualcosa. Non so se riesce a liberarsi il microfono, più che altro. Ecco, sì. Ecco, sì. Grazie, okay. No, ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio gli altri relatori, ancora una volta l'ordine. Simona Romeo, sempre precisa e puntuale anche nel coordinamento, e vi saluto tutti, grazie. Bene, bene, rinnovo allora l'invito al dottor De Stefano a tornare con noi, compatibilmente con i suoi impegni, e leggeremo con attenzione le decisioni della Corte di Cassazione, che comunque speriamo che arrivino prima di 8 anni.
Va bene, grazie, grazie a tutti, grazie a tutti, sì, penso che questo strumento sia molto utile, vedo che tutti siete soddisfatti, quindi continueremo nei nostri webinar. Buongiorno, dottor De Stefano, buongiorno, grazie Francesca. Grazie, buongiorno, grazie, grazie, buongiorno a tutti. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Complimenti a tutti.